Benvenuti a Excellent, il nuovo format che vi porta a scoprire i personaggi eccellenti del nostro territorio. Oggi il protagonista misterioso ha a che fare con uno dei prodotti più amati della nostra regione, il vino. Via agli indizi. Ho frequentato spesso da giovane la famiglia e devo riscontrare che tutte le generazioni che ho conosciuto, dal nonno al papà, anche lui oggi ha lo stesso dinamismo, la stessa voglia di fare, la grande capacità di essere imprenditore e non solo. Riscopro in lui quelli che sono i valori dell'imprenditore del futuro, che sono la capacità di relazionarsi con il mondo, la capacità di essere aperti e disponibili verso gli altri, la capacità e la convinzione e l'orgoglio di quello che a casa propria si ha e che si può dare, donare, vendere al mondo. Insieme abbiamo fatto un viaggio di lavoro a New York e mi ha accompagnata a fare un giro in città e ha una cultura, un senso del bello, una conoscenza grande e mi ha dato tanto in questo senso. E poi mi piace la maniera in cui lui si rapporta con le persone, quindi io rubo questa sua capacità di rapportarsi con tutti, che frena un po' forse il mio carattere impetuoso, e quindi io rubo da lui il fatto di essere molto pacato, molto attento a tutte le esigenze. Questo sì, me l'ha insegnato lui, essere tranquilla con chiunque mi trovo davanti. Potrebbe anche diventare un critico d'arte, secondo me, perché lui comunque ha quello che non sa, lo cerca e lo impara di suo. Potrebbe fare un po' di tutto, anche in una grande azienda di comunicazione, potrebbe essere un pubblicitario, un grafico pubblicitario, perché si intende anche di grafica, quindi potrebbe fare praticamente quello che vuole, perché è molto versatile anche, no? E quindi riesce comunque a dare il meglio di sé in qualsiasi situazione. Se poi appunto parliamo di comunicazione e marketing, abbiamo detto tutto, insomma. Questa persona ha una laurea in scienze della comunicazione presa all'Università degli Studi di Bologna, poi proseguita allo IULM di Milano. Una formazione quindi di alto livello che l'ha portato tra l'altro a uno stage presso la BMW a Monaco. Un momento che ricordo con affetto di questa persona è un'esperienza che abbiamo condiviso, un viaggio all'estero in una grande città europea, Berlino, in cui ho avuto modo di apprezzare anche il lato più, diciamo, leggero di questa persona, più umoristico. In particolare ho scoperto una profonda conoscenza dei trash movie italiani degli anni 70-80, una cosa che condividiamo. Considerando il tipo di lavoro che ha, non tutti riescono a spiccare come riesce a fare lui. Cioè, tanti sono... sembra vivere in un altro mondo, in un altro pianeta. Lui invece porta il suo lavoro a livelli molto alti, molto al di fuori delle righe che usualmente si è abituati a vedere, a notare. Lui è in grado proprio di uscire dalle righe e di trasformare il suo lavoro in un qualche cosa di veramente veloce, spigliato, molto, molto, molto avanti con i tempi, è in grado anche di seguire proprio la modernità, l'evoluzione, tutto. Diciamo che c'è parte sua dell'azienda, dell'attività, del suo lavoro presente sul territorio, molto presente. È presente anche nelle famiglie, solo che chiaramente è presente il suo nome, il suo marchio, più che lui come persona. Quindi diciamo è presente, ma non lo si vede in questo senso. Gli indizi parlano chiaro. Ecco a voi il nuovo Excellent. Sono Nicola Pittaro, sono il marketing manager dell'azienda Vinicola Peters, la nostra azienda di famiglia. Quello che mi interessa nella comunicazione non è tanto la pubblicità in senso cosmetico, ma far trasparire quello che è il lavoro dalla vigna alla bottiglia. La vera essenza della nostra famiglia e della nostra azienda. Oggi Excellent, il format ideato da Banca Popolare Friuladra e Crédit Agricole, ci ha fatto conoscere Nicola Pittaro e il suo nuovo concetto di marketing. Chi sarà il prossimo Excellent? Per scoprirlo, non perdetevi la prossima puntata. Protagonista sarà lo sport.